Il mio nome è Gianni Montura, Meetup Valborbida, co-organizzatore appunto del Meetup qua in Valborbida. Meetup, per chi non lo sapesse, siamo un gruppo di persone che ci riuniamo periodicamente per parlare di politica, per parlare dei problemi del nostro territorio. Siamo semplici cittadini e ovviamente il Meetup, dico ovviamente anche se fosse un termine giusto, ci ispiriamo alle idee del Movimento 5 Stelle, quindi cerchiamo di mantenere i discorsi del territorio all'interno del panorama e di ciò che crede il Movimento 5 Stelle. E, ovviamente il Meetup è aperto a tutti, spesso nelle nostre riunioni invitiamo rappresentanti di altre associazioni in maniera tale che possiamo avere il punto delle situazioni sul nostro territorio e cerchiamo di tenere gli occhi aperti, cerchiamo di tenere il focus sui problemi, perché talvolta nel nostro territorio i problemi scivolano diciamo sulle spalle delle persone e non c'è un grande interesse. Allora cerchiamo di accendere i riflettori laddove servono. E per quanto riguarda l'incontro di oggi, abbiamo la fortuna di avere tre candidati al Parlamento italiano. Quattro, sì, scusa, c'è Nicola Zacchi, non avevo scritto la lettera, scusa Nicola. Tante cose, va bene. Nicoletta compresa, quindi quattro candidati, e Alice Salvatore e Andrea Menis, che fanno parte del Consiglio regionale, che rappresentano il Movimento 5 Stelle e i cittadini ovviamente nel Consiglio regionale. E, i quattro candidati faranno un loro intervento su una parte di programma del Movimento 5 Stelle, e quindi lascio direttamente la parola a loro. Una sola nota tecnica, diciamo, su questo incontro. Finito l'incontro abbiamo fatto una montagna di chiacchiere e ci sarà anche un po' di vin brûlé, perché avevamo pensato che, vista la temperatura un po' rigida, quindi chi gradisce un po' di da mangiare e da bere alla fine sarà il nostro gradito ospite. E lascio subito la parola quindi a Fabio Romano. Grazie mille, io mi presento, sono Fabio Romano, comincio subito scusandomi perché avrò poco tempo a disposizione, perché tenevo a essere presente qui oggi, questo è parte del mio collegio, sono candidato alla Camera nel collegio Liguria 1, quello che va da Sanremo fino a Genova, quindi tenevo a farmi conoscere da voi, che troverete tra gli altri il mio nome sulla scheda, anche se vi ricordo che è importante non barrare nomi ma soltanto il simbolo per evitare che la scheda venga annullata. Però ecco, tenevo a esserci, anche se mi è stato chiesto anche di partecipare a un dibattito a Spezia tra poco più di 2 ore, quindi dovrò correre poi, ma è questo anche il bello di questa campagna elettorale. Mi presento brevemente, io ho 29 anni, sono attivista del Meetup di Genova, sono candidato nel listino proporzionale e sono quello che forse il presidente Berlusconi di Forza Italia chiamerebbe un grillino incompetente e ignorante. Quindi voglio dirvi un po' quello che ho studiato finora. Ho una laurea in scienze politiche, una in relazioni internazionali e una in politica europea. Ho lavorato fin dai 25 anni al Parlamento europeo al fianco della nostra europarlamentare Tiziana Beghin. Mi sono occupato ampiamente di commercio internazionale e tutela e promozione del Made in Italy. Questo è proprio quello su cui ho cercato di focalizzare la mia carriera e la parte di programma di cui vorrei parlarvi, perché se voi andate in qualunque supermercato o mercato nel territorio nazionale troverete prodotti che storicamente erano italiani ma che ormai italiani non sono più. Mi riferisco alle arance che vengono dal Marocco, alle olive che vengono dalla Tunisia, ai pomodori che vengono dalla Cina. Tutto questo in una situazione in cui il fabbisogno nazionale continua a crescere, ma in realtà la produzione nazionale continua a scendere. Ma perché?
perché vi sono una serie di accordi e trattati stipulati col benestare dei partiti che ci hanno governato finora e che si annunciano paladini del Made in Italy, che lasciano entrare tonnellate e tonnellate di questi prodotti, mentre i nostri agricoltori e produttori sono costretti a lasciarli sugli alberi a marcire o negli scaffali ad ammuffire. Ecco, tutto questo deve finire. È il lavoro che noi abbiamo portato avanti in Parlamento europeo, è il lavoro che io vorrei portare avanti in Parlamento nazionale e il mio impegno che prendo davanti a voi. E tra l'altro questi prodotti sono anche un enorme volano per il turismo, perché collegati alle specificità locali permettono anche di attirare turisti nei nostri territori e non sono assolutamente usati in tal senso, quindi di questo io vorrei avere il piacere e l'onore di occuparmi. Lascio quindi adesso la parola agli altri candidati, mi scuso per dover... Mi scuso per dover scappare, adesso avrò il piacere di andare alla Spezia e condurre un dibattito contro la consigliera regionale Raffaella Paita del PD sulla selezione dei candidati. Io penso che su questo, insomma, contro il partito che ha candidato per la prima volta più indagati di Forza Italia, 29 contro 24, avrò forse qualcosa da dire a Spezia. Quindi vi ringrazio e scusate questo mio bisogno di partire presto. Grazie Fabio, buon viaggio. Grazie. Buongiorno a tutti, io sono Elena Botto, sono candidata al Senato, collegio unico Liguria. Infatti i senatori sono espressione proprio del territorio regionale per Costituzione. Poi per quanto riguarda noi Movimento 5 Stelle, abbiamo sempre messo dei candidati non paracadutati da altri territori, come abbiamo visto il caso di Maria Etruria Boschi, ma abbiamo sempre candidati espressione del territorio. Però penso che sia importante questa distinzione, perché qualora andassi in Senato vorrei assolutamente portare tutte le problematiche territoriali nella sede opportuna. Il Movimento 5 Stelle, allora volevo solo chiedere una cosa, siete tutti più o meno del Movimento 5 Stelle? È la prima volta che qualcuno partecipa a un evento del Movimento 5 Stelle? No, più o meno tutti sapete, allora ok, tanto da avere una cosa, un'idea se era necessario fare un'infarinatura generale oppure se bene o male conoscevamo tutti i temi, no? Ecco, in particolare la Val Bormida ha delle problematiche grandi, dovute anche a un passato di grande inquinamento che si trascina da secoli, con prima industrie di produzione bellica, di dinamite e tutto, che poi sono state trasformate, non ve lo vengo a raccontare a voi, lo sapete meglio di me, in industrie chimiche, e adesso siamo ancora in fase di bonifica di questo territorio che è stato veramente avvelenato. E, nel mio percorso di attivista e poi di collaboratrice ho avuto modo di conoscere molto bene il territorio italiano, di viaggiare, vedere molte cose, e la cosa che mi dispiace, la cosa che sento più forte è che questa Italia è veramente avvelenata ormai, è un territorio stupendo che viene costantemente avvelenato. Il nostro programma è una visione a lungo termine, già con degli interventi a breve, ma per dare veramente una chiave di volta, a partire dal punto di vista energetico, per poi passare a quello delle telecomunicazioni, energetico con l'abbattimento entro il 2020 dei carboni, diciamo, e arrivare al 2050 a liberarci delle fonti petrolifere, tranne che nei trasporti, per i quali diciamo che è ancora adesso indispensabile. Però abbiamo questi bellissimi piani multidisciplinari di intervento che danno veramente un'occasione di cambiamento al Paese, un'occasione unica. Noi penso ci dovremmo concentrare tantissimo in questi ultimi 10 giorni per far capire queste cose alle persone. Tante persone votano i partiti come una fede calcistica, perché magari il padre, la madre, la famiglia, e non capiscono che il conflitto sociale si è spostato ad un livello più elevato, perché ora come ora dobbiamo
combattere dei mostri di finanza che insistono sopra l'economia reale, succhiandola, vampirizzandola. Dobbiamo riportare un equilibrio, una normalità, e solo noi abbiamo la forza per farlo, perché non abbiamo conflitti di interesse, conflitti di interesse che si trasformano anche in conflitti d'azione. Per questo il Movimento 5 Stelle vuole proporre subito una legge sui conflitti di interesse, evitare i meccanismi delle porte girevoli fra partecipate e politica, banca e politica, e anche una legge anticorruzione. Questa è l'unica strada per salvare il Paese. Bisogna far capire alle persone che quelle fedi lì sono superate. Una persona può avere tutte le ideologie che vuole, ma non sono rispecchiate nella realtà, perché il conflitto si è spostato ad un livello più alto, perché le economie vengono assolutamente uccise da questa assenza di sovranità nazionale che vediamo anche in Europa. Insomma, abbiamo veramente una grande possibilità in questo momento. Non è una speranza è una parola triste, è una possibilità. Io spero veramente che il 4 marzo faremo un colpo, un'alzata di testa collettiva, un colpo di coda, e andremo a cambiare, insomma, destino di questo paese. Grazie. Grazie Elena. Parola a Daniela Marenco. Ciao, sono contentissima di essere qui, a parte che sono Daniela Marenco, sono nata a Savona, anche se vivo da tantissimi anni a Genova, e diciamo che sono anche andata a scuola qui a Vispa, e sono, vabbè, mio nonno e mio zio sono i Marenco e l'autobar, quindi insomma più o meno conosco abbastanza bene questo territorio, anche se ci sono stata veramente dannata. Si parlava di ambiente, allora intanto vorrei dire le due anime probabilmente più importanti e più forti del Movimento 5 Stelle sono l'anima ambientalista e l'anima, diciamo, contro la corruzione e per l'onestà. Sono due cose che sembrano due questioni di principio o di, insomma, di natura ideale. In realtà hanno una pesantissima effetto sull'economia. Il programma del Movimento 5 Stelle, ecco, io sono un'esperta, diciamo, di economia dei tributi, ho un master in finanza pubblica, e diciamo che la mia specializzazione è vedere il sistema fiscale, il sistema tassazione e spesa, che effetti ha sul territorio, sui cittadini, sull'economia. Potrei dire che tutte le scelte praticamente che sono state fatte negli ultimi 20-30 anni, la gran parte, direi il 90% delle scelte, sono al contrario di quelle che dovevano essere fatte. E infatti mi viene da ridere quando parlano di competenze, perché direi che un generatore casuale di scelte pubbliche avrebbe fatto molti meno danni all'economia, all'ambiente, eccetera, di questi presunti incompetenti. Noi abbiamo una squadra di persone che sono assolutamente preparate, eccezionali, e non avendo, voglio dire, nessuno che ci paga e che nessuna lobby che ci finanzia, ovviamente il senso è, a prescindere da tutte le ideologie, dalla destra, dalla sinistra, ma lavorare con buon senso e fare le scelte più utili. Il programma del Movimento 5 Stelle io lo adoro, ma lo dico veramente spassionatamente, perché rialloca effettivamente tutte le risorse in senso funzionale allo sviluppo e per l'ambiente. Il fatto che, per esempio, a livello fiscale noi parliamo di pressione media. La pressione fiscale media è un dato che vuole dire abbastanza poco. Abbiamo una pressione fiscale allucinante sul lavoro, sull'impresa reale, eccetera, mentre per esempio abbiamo una pressione fiscale assolutamente blanda e inutile su tutta la speculazione finanziaria, sul gioco d'azzardo e su tutta un'altra serie di rovine italiane. Ora, per esempio, togliendo l'IRAP, che è la tassa che più dannosa che esista, perché sostanzialmente induce le imprese a risparmiare sul costo del lavoro, perché è una tassa che aumenta
effettivamente quanto più tu paghi i tuoi lavoratori, che è una cosa assurda, e invece inseriamo un tributo sull'impatto ambientale delle produzioni. Queste due cose, per fare un esempio, hanno un fortissimo impatto anche rispetto all'estero, perché se noi tassiamo l'impatto ambientale significa, è quasi equivalente a mettere dei dazi protettivi, a privilegiare le produzioni, cioè a privilegiare, se ci troviamo davanti al supermercato due bicchieri e uno è prodotto dalle vetrerie di Altare e l'altro arriva dalla Cina inquinando per migliaia di chilometri, è impossibile che il cazzo di bicchiere, scusate, che viene dalla Cina possa costare di meno, perché costa di più, perché a parte capitale e lavoro che sono dentro quel bicchiere, ogni prodotto ha dei costi esterni, delle esternalità. L'inquinamento è un'esternalità negativa e la fiscalità può fare tantissimo per cambiare i comportamenti. Questo su tutto, cioè sul discorso pensionati e giovani disoccupati. Se ci sono dei giovani di 20 anni con le braccia conserte che guardano un 65enne che si fa un mazzo così dentro un cantiere dall'altra parte della strada, non è perché ci sono delle congiunture economiche, è perché siamo mal governati. Quindi si potrebbe parlare veramente per ore e ore di tutte le i punti del programma e di che impatto avrebbero. E poi ci chiedono le coperture. Allora, parliamo del reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza, visto che siamo in una situazione nella quale la crisi è crisi di domanda, è mancanza di soldi, soprattutto sulle fasce più povere della popolazione, che sono anche quelle che contribuirebbero di più al PIL, perché spendono tutto quello che gli arriva, giusto? Il reddito di cittadinanza crea occupazione, quindi ha triplice effetto, perché aumenterebbe la domanda e quindi agevolerebbe le imprese, non rende inutile o comunque diminuisce il ricatto occupazionale, quindi il fatto che un lavoratore, non avendo altra scelta, possa accettare un salario assolutamente inadeguato. E noi abbiamo, oltre al reddito di cittadinanza, tra l'altro il salario minimo per tutti e la pensione minima, anche questa, a 780 euro. E quindi tutta una serie di risorse che vengono assolutamente riallocate in modo complessivo e che sicuramente permetteranno uno sviluppo. E prima tra tutte, ma poi non voglio farla lunga, tutta la revisione del sistema bancario, perché sostanzialmente i motivi, tanti li ha già detti la Elena, li ha già detti Fabio, quindi sono i trattati europei che ci massacrano, ma poi sostanzialmente l'assenza di soldi nell'economia reale deriva direttamente da un sistema bancario che è sostanzialmente allo sfascio e che ha prestato soldi allegramente a bancarotte fraudolente, amici, eccetera, perché è da lì che sono partite tutte le insolvenze, per poi farle pagare ai piccoli, alle famiglie e alle microimprese. Comunque saluto tutti, spero che mi pare che qui non ci possano essere dubbi sulla scelta da fare il 4 marzo. Votiamoli via. Grazie. Grazie Maria, grazie tantissimo. Nicoletta, a te la parola. Ciao a tutti, vi saluto tutti, ma tanto qua ci conosciamo. Io sono candidata alla Camera e mi occupo primariamente della vita come lavoro di assistenza disabili ed anziani. È per questo che oggi ho deciso di parlarvi di questo, cioè mi sta a cuore questo argomento. Quindi, come diceva la Daniela, c'è tanto spreco, sia nella nostra regione, comunque in Italia in generale, per questo mal governo. Quindi le famiglie che hanno a carico persone disabili soffrono tanto, come anche i disabili stessi. Per cui io lo vivo sul campo, perché queste persone le assisto. Grazie. E mi dispiace vedere soffrire queste persone, quindi diciamo che per quanto riguarda me,
Movimento 5 Stelle, mi auguro che riusciamo appunto finalmente ad andare al governo e cambiare questo stato di sofferenza che è veramente alto. Inoltre anche il discorso risorse, perché poi come voi sapete c'è il discorso sanità dietro a tutto questo, sia per gli anziani che per i disabili. Voi avete anche il problema qua dell'ospedale, su Val Bormida, e come qui in tanti altri posti, in tante altre regioni, perché i tagli sono tantissimi ovunque, non c'è solo da ricollocare le risorse, ma anche proprio da evitare gli sprechi. Perché per me anche solo il fatto di parlare, di spendere in armamenti, guerre, mandare esercito in ogni parte del mondo, è una cosa insulsa, assurda. E come questo anche in tante altre cose, comunque. Di conseguenza io penso che questa è un'altra, come le altre, delle cose importantissime da portare avanti. Grazie a tutti. Okay, grazie. Prima di lasciare il microfono ai nostri rappresentanti regionali, pregherei un secondo di ripetere i vostri nomi, esattamente il collegio e lista cui siete iscritti, ricordando che il primo ragazzo che ha parlato è Fabio Romano, collegio 1 plurinominale. Io sono Elena Botto, collegio Liguria unico, Senato plurinominale. E io sono nello stesso listino che tutti gli altri partiti hanno voluto bloccato, ma noi abbiamo messo le parlamentari al voto, come Elena, il Senato, Liguria, tutta la Liguria. Sì, mentre io sono la Camera del listino di Simone Valente, che è però su Genova. A dire la verità mi sono anche dimenticata il numero. Ok, grazie. Grazie, lascio la parola a Alice Salvatore. Grazie Gianni. Ma, la situazione che si vive qui in Val Bormida è ben nota. Il problema più grave che colpisce questo territorio è proprio questa alta concentrazione di aziende che c'è stata in passato e che continua purtroppo ancora oggi, con un forte impatto ambientale di inquinamento e quindi di conseguenza sulla salute a livello di sanitario delle persone che abitano in questo territorio. Adesso noi dobbiamo cercare di capire attraverso il programma del Movimento 5 Stelle come possiamo risollevare questa situazione e come possiamo invertire quella tendenza purtroppo che è dilagante in Val Bormida dell'impoverimento di abitanti, cioè giovani che sono costretti ad andare fuori a cercare lavoro altrove. C'è una crisi occupazionale molto forte. Le industrie e le aziende che hanno inquinato fino ad oggi in un territorio comunque circoscritto, che quindi va a forte impatto appunto sugli abitanti, oggi anche loro sono in crisi. Abbiamo visto come è stata gestita male, purtroppo, come sta essendo gestita male la questione della Ferrania. Ma la buona notizia è invece che con una volontà politica diversa rispetto a quella che è stata la tradizione fino ad oggi, è possibile far rinascere e anzi proprio da qui ripartire con tutta una serie di operazioni che sono incluse, che sono previste dal nostro programma elettorale, su cui noi contiamo moltissimo, ovvero sia andare a creare tutte quelle attività che si chiamano ad alto moltiplicatore occupazionale. Che cosa significa questo? Significa che quando il governo, lo Stato va a investire in queste attività, poi si crea un altissimo numero di lavoratori e quindi un grande impatto sull'occupazione per creare nuovamente lavoro. La notizia, secondo me, meravigliosa, è che avendo consultato esperti, avendo fatto gli studi su quali sono queste attività a forte moltiplicatore occupazionale, quelle più redditizie e che portano maggiore occupazione sul territorio sono proprio quelle che riguardano le opere di bonifica di grandi territori che sono stati inquinati, così come anche le operazioni di messa in sicurezza. Io vi faccio un discorso anche proprio numerico di cifre. Viene calcolato, per esempio, che laddove un paese, uno Stato, va a investire 1 miliardo in tutte quelle attività
che solitamente, tradizionalmente, vanno a riferirsi alle, all'energia fossile, come può essere anche il carbone, il petrolio. Ecco, con 1 miliardo investito lì, in media i posti di lavoro che si vanno a creare sono 500. Se invece lo stesso paese va a investire con questo miliardo in energie rinnovabili, in bonifica dei terreni, la media che viene calcolata, e questi sono dati appunto che sono stati presi confrontando le diverse realtà nel mondo, questi sono dati ormai concreti, i posti di lavoro che vengono a crearsi sono 14.000, quindi da una parte abbiamo 500, dall'altra 14.000 con lo stesso denaro che viene investito. Poi, come aveva introdotto il tema molto importante della tutela dei nostri prodotti agroalimentari e anche un potenziamento di quello che è il settore agricolo, che va di pari passo anche con l'interesse che noi abbiamo e mettiamo sempre al centro di tutta la nostra politica, che è quello della tutela della salute della persona e quindi la tutela ambientale. Noi pensiamo che per la Valmorbida ci sia molto di più, che si possa andare invece a far rinascere proprio il settore agricolo e potenziare quindi queste attività. L'altra problematica grossa della Valmorbida, che adesso poi anche Andrea Melis, che ha seguito, segue con grande attenzione il tema della sanità, il problema del presidio ospedaliero non adeguato alle esigenze della cittadinanza, ma per finire, e anche questo è strettissimamente collegato al discorso del presidio ospedaliero, ma anche della possibilità di creare lavoro, creare occupazione, è anche purtroppo l'isolamento, cioè la necessità che ci siano migliori vie di trasporto, mobilità, e quindi noi siamo favorevoli e sosteniamo la posizione di un potenziamento della via ferroviaria da Savona alla Valmorbida. Allora, tutte queste nostre proposte possono diventare concrete non soltanto andando a votare il Movimento 5 Stelle per le nostre elezioni politiche di quest'anno, che sono la domenica prossima. Sicuramente da parte del governo noi abbiamo bisogno di un aiuto concreto, però oggi siamo qui anche per ricordare che qui a Carcare si prospetta la possibilità, l'opportunità importantissima di poter finalmente entrare dentro il comune e riuscire a creare un comune a 5 stelle, che potrebbe essere il primo comune a 5 stelle della regione Liguria. Il Movimento 5 Stelle potrebbe portare queste istanze dal comune con un sindaco del Movimento 5 Stelle e far valere attraverso tutte le istituzioni regionali e governative, dove contiamo di riuscire a inserire il Movimento 5 Stelle, tutte quelle che sono le necessità e le esigenze della cittadinanza, in un'ottica che è diversa da quella del solita dell'interesse del profitto di gruppi, di piccoli gruppi di interesse, a scapito invece dell'interesse della grande collettività. Noi però per questo, insieme appunto a Gianni Bottura, che sta facendo un lavoro egregio insieme a tutti gli altri attivisti del Meetup della Valmorbida, abbiamo bisogno di adesioni, perché stiamo facendo una selezione per creare la lista per Carcare 5 Stelle. Allora noi vogliamo incoraggiare tutti a parlare, fare passaparola e a proporsi, a metterci la faccia, perché attenzione, io credo che nella vita di una persona, quando una persona si guarda alle spalle, deve avere l'onestà intellettuale e anche il coraggio di dire: io ho fatto, io mi sono messo in gioco, io ci ho messo tutto il mio per poter cambiare la situazione, per poter dare alle future generazioni un futuro migliore. E quindi in quest'ottica noi siamo qui per aiutare e incoraggiare un impegno civico da parte di tutta la cittadinanza. Siamo stufi di essere maltrattati, di essere bistrattati da chi ha interesse nel profitto e senza guardare quelle che sono poi anche le leggi di tutela della salute delle persone, degli abitanti, vanno a inquinare il nostro territorio, così come siamo stanchi di avere dei rappresentanti all'interno delle istituzioni e in ruoli apicali, come può essere quello di un sindaco, che ha la responsabilità sulla tutela della salute di ogni cittadino del suo comune,
siamo stanchi di avere delle persone che invece non si interessano e non mettono al primo posto questo come obiettivo, cioè la salute psicofisica, il benessere degli abitanti che ricomprende sia l'occupazione sia anche la salute a livello sanitario. Ed è su questo tema che il mio collega giusto un pensiero, perché mi veniva in mente, lei ci ha accennato al trattamento che noi abbiamo. Sottolineo che noi abbiamo mandato comunicato stampa dell'incontro di oggi e sottolineo che nessun giornale, né scritto né online, l'ha pubblicato. A volte credo che sia una sensazione comune, sembra di dover scavare un tunnel dentro una montagna avendo una zappetta per la terra. Noi continuiamo a scavare, noi continuiamo a picchettare, fosse anche solamente un sasso alla volta, fosse anche solamente un buchetto alla volta, siamo sicuri che alla fine il tunnel lo scavi, lo facciamo, quindi continuiamo ancora. Lascio la parola ad Andrea Mendes. Grazie Gianni, intanto vi ringrazio per aver organizzato l'evento comunque. E il tempo ci ha un po', come dire, un po' messo le. Ha un po' rovinato la festa, ma non importa. Alcuni punti che hanno toccato anche i candidati e Alice, io credo che li abbiamo in parte già affrontati almeno in questi 2 anni e mezzo. Perché qui in Val Gormida. La prima cosa che abbiamo seguito con molta attenzione è stata la questione dell'ospedale. Mi ricordo che in effetti, credo già verso la fine del 2015, noi avevamo depositato una mozione in Consiglio regionale per chiedere che l'ospedale di Cairo Montenotte fosse riconosciuto come ospedale di area disagiata. Questo è uno status non inventato, non è un termine a caso, ma è un termine previsto da una normativa nazionale che consente di fatto, se riconosciuto, di avere l'istituzione del pronto soccorso e dei servizi annessi al pronto soccorso. Noi peraltro abbiamo fatto questo percorso nella massima trasparenza, abbiamo coinvolto tutti i comuni del comprensorio della Val Gormida, abbiamo coinvolto il comitato sanitario che si occupa dell'ospedale, vedo qui presente. Ringrazio anche il vice sindaco di Carcara che è qui presente in sala e abbiamo coinvolto tutti perché in massima trasparenza per noi l'obiettivo è quello di favorire ciò che i cittadini hanno bisogno, quindi noi non abbiamo nessun problema a confrontarci con chiunque e la dimostrazione è stata proprio questo percorso che ci ha impegnato parecchi mesi e che purtroppo però si è scontrato con una politica sanitaria completamente difforme da come noi la vediamo. Cioè noi abbiamo portato in aula in Consiglio regionale questo atto e questo atto ci è stato bocciato. È stato bocciato ed è stato promosso un altro tipo di percorso completamente differente. Un percorso che vede oggi di fatto l'esternalizzazione a soggetti privati di 3 ospedali della regione Liguria. 2 nella provincia di Savona, che sono Cairo Montenotte e Albenga, e 1 nella provincia di Imperia, che è l'ospedale di Bordighera. Cioè cosa vuol dire questo? Vuol dire che l'assessore Viale, che oggi diciamo, guida l'assessorato alla salute per la giunta di centrodestra guidata da Toti, ha scelto di affidare a soggetti privati la nostra salute. La nostra salute all'interno di ospedali pubblici, pagati con i soldi dei cittadini. È uno dei primi casi che si riscontrano sicuramente nella nostra regione. Rarissimo che in Italia si sia proceduto così, cioè certamente i privati sono spesso accreditati a erogare prestazioni sanitarie, questo è peraltro previsto dalla legge, e la legge prevede anche che il cittadino di suo non abbia una differenza dal punto di vista economico nell'immediato, il cittadino accede alle prestazioni, se esente ticket, se ticket dovuto paga il ticket. Ma il punto è un altro, il punto è che questo processo, applicato qui, applicato in Val Gormida, applicato nella nostra provincia, di fatto determinerà un impoverimento della nostra sanità pubblica, un impoverimento delle competenze. Nessuno sta prendendo effettivamente provvedimenti per invertire
l'età media dei medici che erogano e che lavorano nel servizio sanitario. Nessuno sta effettivamente intervenendo in una corretta dislocazione delle prestazioni specialistiche nei vari territori in funzione delle ragioni epidemiologiche, cioè in funzione delle malattie che ci sono, dei problemi di salute, no? Cioè viene semplicemente invitato un privato, cioè la gara è aperta da venerdì, quindi è pubblico e attendiamo di avere anche il capitolato per vedere esattamente che cosa prevede, con la speranza che questo risolva dei problemi a beneficio della collettività. Ora, dobbiamo essere, come dire, sinceri fra di noi, il privato innanzitutto perseguirà un altro interesse, lecitamente è un privato, è un'impresa e persegue l'utile come qualunque impresa. Io non credo che il privato risolverà i problemi della nostra sanità regionale, ho forti dubbi, faccio molta fatica a pensarlo. E quindi questo con la promessa, peraltro non certa, dell'eventuale riapertura del pronto soccorso. Queste formule così della vecchia politica sono fantastiche, sono bellissime e in genere i cittadini purtroppo ricevono altre sorprese e questo è quello che ci hanno insegnato fino ad oggi. Noi questo approccio lo vorremmo cambiare anche e soprattutto dal punto di vista nazionale, visto che parliamo di politica nazionale, invertendo la modalità con cui vengono nominati i direttori generali, no? Cioè i direttori generali oggi sono nominati dalla politica, diventano emanazione della politica in cascata, nominano altre figure apicali e quindi la politica influenza le nomine dei professionisti, ma i professionisti devono essere lì solo e unicamente per capacità, per merito, per competenze. E allora questo modo non garantisce di avere la miglior qualità nel servizio pubblico e poi ci domandiamo perché non funziona bene, perché siamo consapevoli che ci sono dei problemi. Negarli sarebbe da ottusi, ma non affrontarli e delegare la soluzione ai privati senza demonizzare nessuno, ma non risolve il problema. Il problema rimane e ci saranno altri che fanno business, però fare business con la salute... Guardate, è veramente pessimo come impostazione di chi ci governa, di chi deve governare, di chi deve fare politica. Sulle questioni ambientali, un paio di note di attività che abbiamo fatto insieme anche ai nostri attivisti qua. Abbiamo seguito due temi che in effetti hanno un forte impatto nella zona, Acna di Cengio e Italiana Coke. Allora, su Acna di Cengio noi abbiamo fatto un bel lavoro, almeno io lo considero bello perché comunque ha avuto dei riscontri positivi con i colleghi regionali del Piemonte, cioè abbiamo sollevato, e devo dire anche un po' casualmente, inizialmente, un tema, cioè c'era una procedura di infrazione per Regione Liguria da parte di Unione Europea su una... diciamo un trattamento dei rifiuti che non aveva seguito tutto l'iter procedurale presso il sito di bonifica. Quindi noi abbiamo immediatamente fatto un'interrogazione in Consiglio regionale e chiesto ma allora cosa sta succedendo, cosa intendete fare? In quella sede abbiamo scoperto due cose, uno che in effetti c'era una procedura di infrazione, già lo sapevamo, due che l'intervento di bonifica non solo non era concluso, ma c'erano state delle perdite anche legate al momento in cui c'è stata diciamo un'alluvione che aveva colpito anche la zona con una parte del fiume che ha esondato sull'area soggetta a bonifica. E lì abbiamo fatto un'azione combinata per colleghi di Regione Piemonte, questo anche per dire quanto sia importante avere un presidio del Movimento 5 Stelle, più ci sono presidi del Movimento 5 Stelle più riusciamo a collaborare e a lavorare meglio. Con i colleghi del Piemonte abbiamo fatto lo stesso atto nelle due regioni e abbiamo dimostrato, uno, che Regione Piemonte non si parlava con Regione Liguria e non si aggiornavano vicendevolmente sullo stato della bonifica. Due, che Sindial, l'azienda di Eni che deve completare la bonifica, non la stava completando. Questo ha rimesso in moto tutti i meccanismi e in effetti ora le attività sono riprese comunque a regime, cioè stanno lavorando. Ci sono ancora delle criticità su un'area Merlo così definita, che è un'area diciamo privata, che fu venduta da Eni 30-35 anni fa, che è tuttora soggetta a diciamo una sorta di contenzioso perché il privato non
intende procedere alla bonifica e Sindial in qualche modo viene esortata a concluderla. E questo è un tema che abbiamo affrontato insieme a Italiana Coke, che devo dire mi brucia ancora perché l'abbiamo affrontata 2 settimane fa. Cioè, Italiana Coke, sappiamo tutti, è qui nei pressi e fa un certo tipo di produzione molto sensibile con carbone, una cokeria, insomma, sensibile e impattante ambientalmente, dal punto di vista ambientale. E quello che abbiamo chiesto sostanzialmente è a che punto era la procedura di valutazione di impatto ambientale che Regione Liguria, su nostra sollecitazione l'anno scorso, aveva decretato dovesse avere. C'è un decreto dirigenziale, infatti, che dice che Italiana Coke, visto che aveva chiesto un ampliamento dell'attività, una modifica dell'attività nella parte di concessioni delle derivazioni, dovesse essere sottoposta a procedura di valutazione di impatto ambientale. Perché questo? Perché non è mai stata sottoposta a questa procedura, perché quando è partita con le attività non era prevista. Cosa c'è di interessante? C'è che la legge regionale sulla valutazione di impatto ambientale prevede che se ci sono degli ampliamenti o delle modifiche per aziende che non avevano mai avuto una procedura di valutazione di impatto ambientale, fosse dovuta la procedura di valutazione di impatto ambientale. Però cosa è successo a dicembre? È successo che in Consiglio regionale l'assessore Gianpedrone, competente per questa materia, ha abrogato la legge regionale sulla valutazione di impatto ambientale, adducendo che si può tranquillamente rimandare alla normativa nazionale. Noi ovviamente abbiamo fatto quanto potevamo fare, cioè oltre che votare contro, presentare emendamenti, cercare di non smontare l'intera norma, lasciarne dei pezzi, quantomeno la parte di questa modalità di procedere a valutazione di impatto ambientale su cosiddetta ex post, quindi su ciò che non era mai stato fatto, invece no, è stato annullato tutto. E quindi cosa è successo? È successo che con questa interrogazione l'assessore ci ha risposto e guardate, non c'è bisogno di fare nulla perché abbiamo abrogato la legge, quindi non c'è bisogno di fare nulla. E questo cosa comporta? Comporta che di fatto su questa realtà industriale che è tuttora in funzione e peraltro che ha attraversato dei periodi di crisi anche economico-finanziaria, non è prevista nessuna valutazione di impatto ambientale. Che cosa poteva fare la valutazione di impatto ambientale? Poteva prevedere delle prescrizioni importanti, poteva imporre che la produzione fosse sottesa a tutta una serie di limitazioni, di controlli, di riduzione di abbattimenti dei fumi ai camini, tutta una serie di elementi che oggi purtroppo, di cui oggi purtroppo non abbiamo alcuna certezza, non ci sarà in questo momento nessuna certezza che vengano adottate. Noi su questo abbiamo immediatamente consultato i nostri legali e su questo faremo delle iniziative su 2 tipi di livelli, iniziative utilizzando la giustizia ordinaria e iniziative anche in Unione Europea, nel Parlamento Europeo per i nostri europarlamentari, quindi nelle prossime settimane poi provvederemo ad aggiornare e a dire esattamente quali sono gli atti che presenteremo, ma questo tema non può passare inosservato, ma guardate bene, non è una questione di contrapporre lavoro a salute come molti giocano a fare, sbagliando e perdendo la partita, perché la partita non si gioca su questi termini, la partita si gioca su prevedere un tipo di iniziativa imprenditoriale compatibile con l'ambiente, l'ha detto Alice prima, l'hanno detto anche prima i candidati. Noi dobbiamo rivedere ciò che vogliamo fare su determinati territori che sono già afflitti da aziende che o passato ancora di più hanno dato tanti effetti negativi al territorio. Ma qui la partita è se un'azienda non viene, come dire, dalle istituzioni messa nell'ordine delle idee che se vuole lavorare deve adottare delle soluzioni per non inquinare l'ambiente, è un'azienda che eticamente non rispetta la comunità che la accoglie. E allora bisognerebbe domandarsi perché una comunità deve accogliere aziende di questo genere. Io credo che questo sia molto importante e non accetto la contrapposizione lavoro a salute, non l'accetto perché è un falso storico. E, un tema che abbiamo seguito, poi mi taccio, magari facciamo qualche domanda, perché è la,
aveva un po' cercato di capire meglio lo scenario del parco tecnologico che è a Cairo, diciamo, nell'ex area ferrania, e ci siamo occupati di quello che è stato l'erede del fallimento anche dal punto di vista di Regione Liguria, che aveva sovvenzionato con circa 13-15 milioni di euro gli ex proprietari del mondo Ferrania per cercare di ridare occupazione ai fuoriusciti da Ferrania. Mi ricordo che in un'interrogazione puntuale avevamo chiesto allora quanti soldi ha messo sul piatto Regione Liguria e quanti occupati quindi avete riacquisito. Il risultato circa 15-16 milioni di euro in totale per 4-5 occupati. Ora capite bene che qualcosina non ha funzionato, no? Qualche piccolo passaggio ce lo siamo perso. E quindi la valutazione che dobbiamo fare sempre è anche quando utilizziamo i fondi europei, perché poi si trattava di quello, dobbiamo utilizzarli non necessariamente per salvare chi è ormai stato agonizzante, ma dobbiamo guardare il futuro, dobbiamo incrociare ciò che può essere una nuova modalità di sviluppo che mette a fatto il comune, le imprese agricole, le imprese innovative, mette a fatto il comune l'utilizzo dei fondi e li incrocia, e su questo noi ci stiamo muovendo per fare una proposta in questi termini per delle nuove imprese e l'utilizzo congiunto sia del PSR sia del Fondo Sociale Europeo, eccetera. Quindi ci sono i modi, anche con i limiti che possiamo avere noi all'opposizione, di cambiare approccio. Noi siamo in regione, quello che per noi oggi è determinante è poter contare su un governo nazionale a 5 Stelle, perché con quello siamo convinti che possa cambiare completamente l'approccio. Mi taccio e lasciamo spazio a interventi o domande. Grazie. Prima di lasciare spazio alle domande, vorrei sottolineare qualche aspetto. Sul meetup essenzialmente, allora il meetup di cui praticamente io sono quasi tra gli ultimi arrivati, è un gruppo di persone di cui io sono fiero di queste persone, perché combattono battaglie da veramente tanti anni, da un numero di anni che molto alto, e hanno combattuto veramente parecchie battaglie. Ci sono persone, ragazzi e ragazze, donne, uomini che sono esperte perché hanno acquisito sul campo l'esperienza di ambiente, di sanità, di tutti i problemi che si sono presentati nella nostra valle, e sono veramente tanti. Io a volte, quando sento parlare delle battaglie che hanno combattuto, mi sento in effetti un bambino rispetto a loro, perché sono veramente quasi inconsapevole di tutto ciò che loro hanno scritto, fatto e detto, e quindi li guardo veramente con tanta fierezza. Il meetup vuole fare una lista qua a Carcere, una lista certificata. E ci teniamo che qualcuno tra di voi si è detto disponibile, ci teniamo che comunque tutti passiate parola a vostri amici, vostri conoscenti che potrebbero fare parte di questa lista, in maniera tale che, come diceva Alice, continuiamo la selezione che abbiamo già cominciato per formare una lista di persone che credano veramente in ciò che potrebbe essere una direzione amministrativa di questo paese, del paese di Carcere. E quindi rivolgo a tutti un invito: qualora conosciate o abbiate voi stessi voglia di mettervi in gioco, parlatene con me, Alessandro, Ruggero, e sicuramente avrete qualcuno con cui dialogare. E per quanto riguarda i temi un pochino più, diciamo, pesanti, più presenti sul territorio, sull'ospedale
Andrea Mendi sta facendo un grandissimo lavoro e lo vediamo a tutti i livelli. Personalmente io sono assolutamente contrario alla privatizzazione dell'ospedale di Cairo, anche se sarà un passo quasi obbligato oramai la privatizzazione. Credo assolutamente che a seguito di una privatizzazione, il giorno dopo, però, tutti coloro che amministrano l'ospedale facciano un passo indietro, diano le dimissioni. La privatizzazione è la sconfitta della gestione pubblica. Quando si privatizza qualcosa si ammette di fatto di non essere riusciti a gestire il bene pubblico e allora devono andarsene. Io sto parlando ovviamente di tutti coloro che tutti gli amministratori da Porfido a Locatelli, eccetera, anche l'assessore direi, perché vuol dire che non hanno gestito con i nostri soldi ciò che dovevano fare, non sono riusciti a farlo. E la privatizzazione ne è la prova. Inoltre ho letto ieri, perché poi loro. Diciamo l'opposizione, il governo, il centrodestra va molto a proclami. Ho letto del pronto soccorso, la Viale ha detto abbiamo mantenuto la promessa. Io francamente vedo ancora un punto di primo intervento nel nostro ospedale, non vedo assolutamente nessun pronto soccorso. Tra l'altro dobbiamo immaginare che su circa 280 ospedali privati in Italia non esiste un pronto soccorso privato, non esiste. C'è un'area testa a Milano di un ospedale molto grande, ma non esiste assolutamente un pronto soccorso privato. Se ci chiediamo come mai su 280 ospedali privati non esiste un pronto soccorso privato, io mi faccio qualche domanda se ci sarà veramente a Cairo Montenotte un pronto soccorso privato o ad Albenga. Spero di sì, spero da cittadino di Cairo, però ho qualche dubbio, vedremo un po' come si comporteranno.